Leandro Di San Nicandro, Massimiliano Di Vito e 3 aggiudicato. Portare San Nicandro è una cosa bella, è una dedizione che ci hanno tutti i venafrani. Siamo un gruppo coeso, lo facciamo ogni anno. Non è che ha vinto Massimiliano Di Vito, ma ha vinto un intero gruppo. Siamo una 20-25 persone, ognuno tira fuori la sua quota e porta San Nicandro. Ma lo facciamo anche con spirito e con sacrificio, perché è un impegno non indifferente fare un tragitto così lungo e così pesante. Quindi daremo anche la possibilità a tante altre persone che non hanno possibilità economiche di darci una mano a portare San Nicandro. Una processione molto sentita, cioè il venafrano è molto legato a questi martiri, a questo periodo, a questa festa, ce l'abbiamo nel sangue. Si figuri che tanti stranieri, tanti parenti lontani che arrivano restano esterrefatti quando vedono questa partecipazione di massa. Le centinaia di persone convenute in questa piazza in attesa che la processione abbia inizio, anche un venafrano che da una vita vive in Inghilterra. La cosa peggiore che tu mi potresti dire se mi chiamassi inglese, manchi cane mi chiamano inglese, io sono italiano, nato no, cresciuto no, però sono italiano nel cuore, è questa. Questa proprio viene definita processione popolare perché non è gestita né dal clero né dalla diocesi né dai sacerdoti, i quali ovviamente sono gli attori principali, ma non sono i gestori della processione. La processione del popolo, che ha un significato anche legato all'impossessarsi della statua. Questa sera il popolo si riprende la propria statua dal convento di San Nicandro e la riporta nel cuore della città, nella chiesa dell'Annunziata, dove verrà conservata per tutto l'anno. Quindi assume un significato particolare, ma soprattutto perché il percorso della processione è legato proprio a una individuazione dei luoghi importanti della città. E i venafrani sono contenti di passare una giornata intera seguendo le orme dei propri protettori.